questa puntata. Fondi europei, approvata la risoluzione PD. Dalla Regione Toscana, 1 milione per alloggi sociali. Torna in presenza la rassegna sull'olio di Reggello. Il re del tartufo a Montaione per la Tartufesta. Combattere le disuguaglianze attraverso una maggiore coesione sociale e territoriale, favorire una ripresa duratura e sostenibile nel segno dell'innovazione ambientale ed economica, dell'inclusione sociale e delle pari opportunità. Sono queste le principali linee strategiche indicate dal Consiglio regionale della Toscana alla Giunta per l'utilizzo dei 2,3 miliardi di euro di fondi europei destinati alla Toscana dalla programmazione 2021-2027 contenute nella risoluzione presentata dal capogruppo del PD Vincenzo Ceccarelli e approvata a maggioranza dal Consiglio regionale. È la conclusione di un dibattito che è iniziato nella seduta precedente, ma nel quale si danno anche indirizzi puntuali, almeno da parte del nostro gruppo, nei confronti del Presidente e della Giunta, per cercare di gestire e di spendere al meglio i fondi strutturali europei. Sono fonti che ammonteranno grosso modo a 2 miliardi e mezzo, ma soprattutto che si aggiungono a quelli del PNRR che sapremo catturare e ai fondi di sviluppo e coesione. Credo che queste tre opportunità rappresentino veramente un'occasione importantissima per la nostra regione, per migliorare il nostro sviluppo, per andare verso uno sviluppo sostenibile e soprattutto anche per cercare di riallineare quelle che sono le nostre tre Toscane, quella metropolitana che è la più dinamica, quella che ha resistito meglio alla crisi, che sa ripartire per prima, con la Toscana delle aree interne e con la Toscana della costa, che sono invece territori che hanno dimostrato maggiore fragilità, che hanno minori opportunità di servizi, che hanno minori opportunità di lavoro. Ecco, credo che spendere bene queste risorse possa invece rappresentare l'occasione per riallineare le performance di tutti i nostri territori, per andare verso una Toscana che sia improntata ad uno sviluppo sostenibile, che sia improntata ad un'economia più ecologica, che sia improntata ad una maggiore digitalizzazione, quindi la presenza della banda larga in tutti i nostri territori, con quello che questo comporta per quanto riguarda la possibilità di telemedicina, quindi di equità di accesso alle cure, per quanto riguarda le esigenze delle imprese, dei singoli cittadini, per quanto riguarda la possibilità di studiare a distanza e quindi di affermare le pari opportunità sia di genere fra uomo e donna sia fra territori. La buona notizia è che la Toscana avrà circa 300 milioni in più per il settennio che ci aspetta. La cattiva notizia è che si continua a fare grandi libri con dichiarazioni di intenti molto generiche, ma non si finalizza questo fiume di denaro. Come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una proposta di risoluzione per chiedere che la Regione destini almeno il 70% delle risorse che arriveranno direttamente alle imprese, perché solo chi produce, solo chi investe, solo gli imprenditori possono aumentare la ricchezza del nostro Paese e della nostra Regione e redistribuirla. E non si capisce come mai prima della pandemia la Toscana ha distribuito oltre il 70% delle risorse alle imprese, mentre in questo piano gli vorrebbe riservare solo il 50%. Noi chiediamo di tornare alla media del 70%, perché, ripetiamo, solo attraverso le imprese può rilanciarsi il destino della Toscana. È entrato nel vivo la programmazione del prossimo settennato e come tale abbiamo chiesto maggiori interventi a favore dello sviluppo delle infrastrutture, della connettività, della rivoluzione dell'economia circolare e le opportunità sociali di tenuta del territorio, attività di formazione, alternanza scuola-lavoro, ma soprattutto un grande investimento sull'opportunità per i giovani, per renderli partecipi del processo lavorativo e le opportunità anche per le aree interne
di trovare compensato quel gap enorme che c'è tra le aree urbane e territorio periferico. Abbiamo sottolineato 7 punti per quanto ci riguarda rispetto alle priorità e condiviso la strategia dei prossimi 7 anni che il Presidente Gianni ha presentato all'Aula, quindi ci troverà protagonisti a sostegno di queste misure che però devono andare nella direzione dello sviluppo infrastrutturale, economico e soprattutto per l'occupazione. Queste sono risorse certe, ovviamente siamo tutti attratti dalla discussione del PNRR, quella è una discussione che sta iniziando, bene il percorso di concertazione, ma queste sono risorse che già abbiamo in bilancio e come tale è corretto spendere e spendere bene. Per quanto riguarda i fondi europei, chiaramente siamo di fronte a una sfida, come ho detto più volte, che è assolutamente importante e cruciale in questo momento storico. È chiaro che dobbiamo saper spendere le risorse bene, ma dobbiamo anche saperlo fare in sinergia tra i fondi strutturali e quelli del PNRR. Per noi in questo momento le priorità sono chiare: economia, lavoro, formazione, anche perché se riusciamo ad intervenire in modo capillare e mirato in questi settori sicuramente ne faremo un volano per la ripresa e soprattutto sarà importante per far sì che questa regione ricominci a crescere e soprattutto affinché in questa regione si cominci a ridimensionare il termine delle disuguaglianze sociali, perché la vera emergenza è anche l'emergenza della povertà. Ci sono dati veramente allarmanti. Dobbiamo far sì che si crei un sistema virtuoso tra regione, governo, ma anche soprattutto con il coinvolgimento degli enti locali. In questo senso la cabina di regia, che finalmente è partita e che noi auspicavamo da tempo, da almeno 6 mesi, sembra che prenda le mosse. Ci saranno degli incontri che coinvolgeranno non solo gli amministratori locali ma anche le associazioni, e questo è sicuramente un dato positivo. Ci spiace che su alcuni temi che a noi stavano a cuore e che hanno avuto ad oggetto delle risoluzioni che abbiamo portato in Consiglio regionale, che riguardavano incentivi alle aziende che mirassero a effettuare una formazione qualificata, così come incentivi per quelle aziende che presentavano progetti in materia di sicurezza sul lavoro, così come anche un tema importante che poteva essere il legare nuovi investimenti e quindi il creare una sinergia tra nuove industrie che magari avessero intenzione di investire in territori caratterizzati da forti presenza di aree industriali dismesse. Ecco, su queste proposte ci sia stata una sostanziale bocciatura. Io credo che invece siano temi importanti sui quali auspico che il Consiglio regionale potrà ritornare. Noi dobbiamo mettere in condizioni le aziende, chi vuole investire, chi vuole lavorare in Toscana, di avere strumenti efficaci e mirati. La Regione Toscana è autorizzata a spendere 1 milione di euro per l'anno 2021 per la sottoscrizione di ulteriori quote del Fondo Housing Toscano Investire per la promozione di servizi integrativi per la gestione di alloggi sociali. Lo prevede una proposta di legge approvata a maggioranza dall'Assemblea Toscana. Con la PDL che abbiamo approvato noi andiamo a comprare, a autorizzare la Giunta ad acquisire un altro 1 milione di euro di quote del Fondo Sociale Housing Toscana. La misura dell'housing sociale, ricordiamolo che cosa è? È la possibilità di individuare alloggi per quella fascia di popolazione che non rientra nelle case popolari ma che non ha neanche una situazione economica per accedere al libero mercato. Quindi una fascia di migliaia di persone in Toscana che rimangono fuori da qualsiasi misura di aiuto per la casa. Nel 2014 la Regione ha fatto un bando, ha aderito per la prima volta a un fondo chiuso di housing sociale. Questo ha permesso con il primo investimento e con il secondo del 2020, con 7 milioni di euro, di avviare investimenti per oltre 140 milioni di euro, e quindi 1.300 alloggi sono stati messi alla disponibilità delle famiglie che ne avevano bisogno. Con quella cifra noi avremmo fatto neanche 40 alloggi ERP, quindi non perché debbano essere in contraddizione, ma anzi sono misure che vanno di pari passo. Il fatto è che come si fa a togliere i soldi dalle case popolari per metterli in un fondo? Ecco, questa è la grande criticità. Però, siccome questo percorso di ciò che sta facendo l'assessore all'interno di questo fondo, che i soldi ci verranno restituiti alla termine del completamento, cioè fra 25 anni, partendo dal 2014, diciamo che siccome questi soldi sono stati investiti poi in un modo o nell'altro all'interno delle case popolari, ecco, non riteniamo di dover votare contro questa iniziativa, però
ci lascia sempre comunque con il sospetto, no, di qualcosa che dobbiamo ancora approfondire. Probabilmente c'è stato l'errore di non fare un passaggio da parte dell'assessore nella commissione, perché probabilmente avrebbe spiegato meglio, anche se oggi i dubbi ci rimangono. L'housing sociale, secondo noi, è un grande passo avanti nel modo di interpretare l'abitazione per quanto riguarda le attività legate a ERP o altro. Nel nostro programma avevamo pensato anche al Silver Co-housing, un'esperienza molto positiva che è stata sviluppata in Francia e in Spagna. Quindi guardiamo sicuramente a favore con questa iniziativa che è stata presa dall'assessora Spinelli, che va in linea secondo noi con quelle che sono le nuove esigenze, ma siamo perplesse per quanto riguarda l'utilizzare strumenti che siano esterni alla Regione Toscana e non andare in proprio con questo tipo di attività, quindi coinvolgere un partenariato con il privato, mentre secondo noi un'attività tenuta interamente all'interno della Regione permetteva maggiore trasparenza, maggiori controlli e delle spese più attente e mirate, anche perché questo tipo di servizi secondo noi devono essere monitorati con costanza, perché ERP in questi anni non ha dato grandissima prova di sé, quindi dobbiamo sicuramente anche qui fare un salto di qualità. Quantità non elevate, con punte anche del 40% in meno rispetto alla media, ma compensate da una maggiore resa delle olive e soprattutto un'ottima qualità. Sono i dati sulla nuova annata olearia in vista della 48esima rassegna dell'olio extravergine d'oliva di Reggello, che dopo l'edizione online dello scorso anno torna interamente in presenza con gli stand dei produttori locali. Un'eccellenza che noi vogliamo valorizzare tutti insieme. Sono contento che ci sia il neosindaco Piero Giunti, il collega Cristiano Benucci. Penso che il futuro della Toscana debba passare sempre di più attraverso le sue eccellenze, il rispetto del territorio, il buon vivere. La Toscana è questa, è una terra che negli anni è stata custodita bene. Il nostro obiettivo è continuare a custodirla bene, valorizzando quelli che sul territorio si impegnano con passione, impegno ed dedizione a far sì che il frutto della nostra terra diventi prodotto, amato e ammirato dalle nostre comunità, non solo di Reggello ma di tutta la regione. Noi presentiamo il nostro prodotto per eccellenza, l'olio extravergine di Reggello, un prodotto che per le sue caratteristiche chimiche e organolettriche è di altissima qualità. Quest'anno purtroppo la quantità non è elevatissima, però abbiamo una ottima qualità dell'olio e quindi noi ripartiamo dopo un anno di pausa. Abbiamo fatto l'anno scorso la rassegna online e quest'anno finalmente in presenza abbiamo la possibilità di esporre attraverso i nostri produttori un olio buonissimo e quindi viva la festa dell'olio di Reggello. Presentata in consiglio regionale Tartu Festa, la mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici del territorio di Montaione. Un'edizione speciale, domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre, con stand enogastronomici, artigianato, escursioni a piedi e a cavallo per questa kermesse che fa scoprire uno dei borghi più belli d'Italia, guidati dall'inconfondibile aroma del tartufo bianco. Non solo una tradizione popolare, ma un'eccellenza dei nostri territori che portano alto il nome della Toscana nel mondo. Si svolgerà in sicurezza e si proverà a raccontare un pezzo importante del nostro territorio. Si tiene insieme enogastronomia, qualità dell'ambiente, tutela dell'ambiente. Il tartufo è tutto questo. Consentitemi di ringraziare i tanti tartufai che con fatica, impegno, dedizione in questi mesi hanno continuato a lavorare e sostenere anche la qualità ambientale dei nostri territori. È un anno non semplicissimo, non solo per il tartufo, mi permetto di dire, ma per noi è importante ricelebrare questa festa, che è la festa più importante per la nostra comunità, che può una vera e propria mostra mercato del tartufo e degli altri prodotti tipici del nostro territorio, dopo appunto uno stop dovuto alla pandemia. E poi purtroppo non è stata un'annata fortunata neanche per la ricerca del tartufo, questa almeno per il momento, ecco. Però insomma comunque ricelebriamo un grande piacere questo evento.